Farmaco veterinario e Asisoal. Ciao, sono il dottor Max, della Pharmamax, che si occupa della pubblicazione, dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata ai farmaci veterinari, ti leggerò i foglietti illustrativi dei farmaci veterinari più utilizzati. Prima di iniziare, ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano e commentare con le tue esperienze personali, in base ai farmaci, integratori alimentari, parafarmaci, farmaci veterinari, alimenti veterinari o principi attivi da te assunti, in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo il farmaco veterinario e Asisoal. Continental Farmaceutica. Ultimo aggiornamento. 28 ottobre 2019. A cosa serve? Confezioni. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Principio attivo. Indicazioni. Posologia. Avvertenze. Tempi di sospensione. A cosa serve? Asisoal è un medicinale veterinario a base del principio attivo bismuto nitrato basico, appartenente alla categoria degli antinfettivi e nello specifico prodotti vari per mammelle e capezzoli. È commercializzato in Italia dall'azienda Continental Farmaceutica. Asisoal può essere prescritto con ricetta RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Continental Farmaceutica. Concessionario. Continental Farmaceutica. Ricetta. RNRV, ricetta medica in copia unica non ripetibile. Principio attivo. Bismuto nitrato basico. Gruppo terapeutico. Antinfettivi. Forma farmaceutica. Sospensione. Confezioni. Asisoal 24 tubi siringa. Asisoal 60 tubi siringa. Principio attivo. Ogni siringa intramammaria da 4G contiene subnitrato di bismuto, pesante 2,6G. Indicazioni. Il prodotto è indicato per la prevenzione delle nuove infezioni intramammarie durante tutto il periodo dell'asciutta. Il trattamento non antibiotico per le bovine in asciutta previene le nuove infezioni intramammarie durante tutto il periodo dell'asciutta con un tempo di attesa pari a zero per il latte e la carne. Si raccomanda di utilizzare il prodotto come parte di un programma aziendale per la gestione dell'asciutta e per il controllo delle mastiti. Nelle bovine presumibilmente non affette da mastite subclinica, il prodotto può essere somministrato al momento dell'asciutta. Altri animali dovrebbero essere gestiti in conformità con piani approvati di controllo delle mastiti, oppure sotto consiglio specifico del veterinario. La selezione delle bovine da sottoporre al trattamento con il prodotto deve essere basata sulla valutazione del veterinario. I criteri di selezione possono fondarsi sull'anamnesi delle mastiti e sui conteggi individuali di cellule somatiche o riferiti a test riconosciuti per la diagnosi di mastiti subcliniche o ad esami batteriologici. Come indicazione, dove sono disponibili i conteggi individuali delle cellule somatiche, è corretto somministrare il prodotto nelle bovine con una media inferiore a 200.000 cellule per ml prima dell'asciutta. Un lieve aumento delle cellule nel conteggio, durante le ultime 4 settimane antecedenti il periodo dell'asciutta, è nella norma e può essere ignorato. Posologia. Posologia e somministrazione. Solo per somministrazione intramammaria. Posologia. Somministrare una siringa all'interno di ogni quarto mammario immediatamente dopo l'ultima mungitura della lattazione, alla messa in asciutta. Non massaggiare il capezzolo o la mammella dopo la somministrazione. Somministrazione. Fare attenzione a non introdurre agenti patogeni nel capezzolo. È fondamentale osservare delle rigide tecniche di asepsi per la somministrazione, poiché il prodotto non possiede attività antimicrobica. L'insuccesso nel seguire tali raccomandazioni può causare casi gravi di mastiti post-somministrazione, che possono portare anche a morte. Avvertenze. Nelle bovine con possibili mastiti subcliniche, il prodotto può essere utilizzato nel quarto interessato dopo la somministrazione di un prodotto antibiotico approvato per l'uso in bovine in asciutta. La compatibilità del prodotto è stata dimostrata in prove cliniche solo con una preparazione per l'uso in bovine in asciutta, contenente cloxacillina. Come per tutti i prodotti intramammari per l'asciutta, è buona pratica osservare con regolarità le bovine in asciutta allo scopo di rilevare segni di mastite clinica. Se un quarto trattato con il prodotto sviluppa una mastite clinica, lo stesso deve essere svuotato manualmente prima dell'inizio di un'adeguata terapia antibiotica. Usare la siringa una sola volta. Per ridurre il rischio di contaminazione, non immergere le siringhe in acqua. Lavare le mani dopo l'uso. Dato che il prodotto non viene assorbito dopo somministrazione, il prodotto può essere impiegato in bovine gravide. Solo per uso veterinario. Fonte, Codifa, l'informatore farmaceutico.
Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web della Codifa, l'informatore farmaceutico. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco veterinario esaminato.